tutti, benvenuti in questo nuovo video. Mi presento per chi ancora non mi conoscesse, io sono Federica. L'idea di questo video, ragazze, me l'ha dato un post che ho letto su Instagram. Infatti, una ragazza, no, scusate, su Facebook. Infatti, una ragazza ha postato due foto. In una c'era un carrello di Kiko con tutti i prodotti Kiko, mentre in un'altra foto c'era un carrello con tutti i prodotti di Nabla. E questa ragazza era indecisa sugli acquisti da fare e ha chiesto appunto quale, secondo noi, o comunque appunto le persone del gruppo, quale dei due brand valeva i suoi soldi. E io ho letto i commenti e l'80% erano assolutamente Nabla, ovviamente senza alcun'ombra di dubbio. Allora, Nabla io credo che sia un brand che ultimamente negli ultimi anni si è sviluppato tantissimo, è proprio sulla bocca di tutti, proprio perché fa sicuramente dei ottimi prodotti. Su quello, vabbè, non stiamo qui a giudicare quello, però fa anche una campagna di influencer marketing molto aggressiva e quindi questo poi porta anche a vederlo molto di più, è molto più chiacchierato e quindi comunque siamo, diciamoci la verità, bombardate da questo Nabla, 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 così come anche alcuni altri brand. Kiko invece è meno chiacchierato perché comunque appunto non spedisce prodotti alle influencer e quindi di conseguenza non viene così spinto, ma si spinge da solo, diciamo vive un po' della sua storia, quindi ha meno collaborazioni con influencer e magari va avanti un po' per passaparola. Comunque appunto è un marchio che ormai c'è da una vita, quindi tutti conoscono Kiko, voglio dire, poi è una potenza dal momento che ha store, quindi ha negozi in tutto il mondo, quindi per avere dei negozi un po' come MAC, no? È un brand, cioè, che comunque è proprio presente in alcune località, in questo caso Kiko, come appunto facevo l'esempio di MAC, è in tutto il mondo, quindi sicuramente è indiscutibile il fatto che sia un brand ottimo. Ma oggi cosa voglio fare? Appunto voglio sfidare, voglio mettere a confronto i due brand, sarete poi voi a giudicare, quindi poi dopo nei commenti mi scriverete quale dei due look o comunque quale dei due brand secondo voi è il vincitore. Infatti farò mezzo viso con un brand, mezzo viso con un altro. Mi vedete già la base fatta, perché? Perché allora, per quanto riguarda appunto, ho messo già il fondotinta perché avevo un fondotinta di Kiko ma non di Nabla, quindi non potevo fare la sfida, diciamo, ed ho utilizzato, ve lo dico tanto se vi può interessare, questo qui di Clarin, che è il Tint Multi Regenerant, insomma, lo so, un fondotinta di Clarin. Poi come correttore ho utilizzato questo qui di Kiko, che è un fondotinta e correttore, perché comunque non avevo correttori di Nabla, quindi non potevo fare neanche qui in questo caso la sfida. Mentre invece per quanto riguarda la cipria, perché l'ho già applicata, ho utilizzato questa qui di Nabla, che vi posso dire che la adoro alla follia, soprattutto se messa sotto il contorno occhi, perché schiarisce tantissimo, anche appunto se voi mettete, che so, un correttore, poi dopo vi dà un aspetto molto più levigato e uniforme, quindi mi piace un sacco questa cipria e l'ho messa un po' su tutto il viso. Per quanto riguarda invece le sopracciglia, ho utilizzato, se la trovo, ho utilizzato lei, che è la matita sopracciglia di MAC ed è la Eyebrows Styler nella colorazione Stylized, quindi insomma sopracciglia fatta. A questo punto iniziamo subito con la sfida. Ok, allora prima di tutto andiamo a mettere la terra e vado a utilizzare questa qui, che è di Nabla ed è la Skin Bronzing, no ragazzi, io oggi l'inglese già che mai, ma oggi particolarmente, comunque nella tonalità ambra. Questa è una collezione uscita non troppi mesi fa, ora non ricordo quando, forse quest'estate, sì, ci sta,
bronzer, quindi più o meno dai, ci sta. Ed hanno una texture molto sottile. Adesso lo andiamo a mettere. Vado a fare un po' di contouring. Allora, io vedo che dal video è molto più aranciato di quello che non è poi in realtà. È sicuramente un contouring caldo, non è un contouring freddo. Comunque, allora, come vedete ha una scrivenza comunque leggera, modulabile, quindi comunque è adatto a tutte le persone, secondo me, anche a quelle che non sono molto pratiche del trucco, che sono alle prime armi, non si sanno truccare, perché comunque si sfuma molto bene ed è facilmente costruibile, cioè non è troppo pigmentato, diciamo, quindi via via che voi lo mettete andate a costruire il colore, quindi è super semplice da usare. Veramente io vi do qualche impressione, qualche mia impressione, però non voglio assolutamente influenzare quello che sarà il vostro giudizio finale, perché come dicevo sarete voi a decretare il vincitore di questa battle. Vedete com'è proprio naturale come effetto, si vede? Ok, io a questo punto direi basta, non ne metterei più. Dall'altra parte invece andiamo ad utilizzare questa qui, che è una terra di Kiko invece, che è della collezione Waterflower Magic nella colorazione 01 Warm Honey. Allora, vi posso dire intanto, questo non è né un pro né un contro, vi sto semplicemente dicendo quello che è. Questa ha una profumazione, è profumata, l'altra era completamente in odore, quindi può dar fastidio o può piacere. Questa è molto più scrivente ed è molto anche più, diciamo, pesante. Infatti vedete come ha appunto colorato di più rispetto a questa qua. Questa è molto più sottile. E anche qui direi che possiamo finirla qua. Passiamo adesso al fard. Come blush vado a prendere sempre questo qui della collezione degli Skin Glazing. Questo è il colore Independence ed è appunto un colore rosso, un rosso fragola, molto molto bello in realtà. Faccio vedere se si vede. Ed è un blush luminoso. Ok, con un pennello pulito andiamo, vedete, magari lo scuoto anche un po', anche se non spolvera tanto, questo è una texture piuttosto secca, anche quella appunto della terra. Però scrive, infatti vedete che fortuna che l'ho scosso il pennello, altrimenti sarebbe stato troppo prodotto. Stesso discorso della terra, perché comunque la texture è uguale, è piuttosto asciutto e comunque molto sfumabile. Io ho messo anche troppo prodotto, quindi comunque è venuto un effetto molto carico. Però è di facile stesura e questo io consiglio di metterne poco poco e costruirlo via via, perché comunque è molto delicato. Passiamo all'altra guancia, prendo questo fard qui che è della collezione dell'anno scorso di Natale di Kiko ed è nella colorazione Dreaming Coral, che è un rosa, vedete è un rosatino più chiaro dell'altro, questo qua è un rosa luminoso con dei riflessi dorati, è molto molto più luminoso di quello di Nabla, non c'è assolutamente paragone tra i due.
Allora, vi posso già dire, non so se rende, però sembra quasi di mettere un illuminante, perché la prima cosa che mi è venuto all'occhio quando appunto l'ho applicato è stato proprio questo bagliore dorato, perché appunto ha questi riflessi dorati, vi stavo dicendo, quindi sembra quasi un illuminante. E il rosa è più tenue, però vabbè, quello poi chiaramente dipende anche dalle varie tonalità di fard. Ok, allora questo qui di Nabla secondo me mi ha fatto un po' di macchia e non sono riuscita a sfumarlo bene. Anzi, magari prendo un pennello pulito e cerco di sfumarlo un po' meglio, perché forse ne ho messe troppo. Mentre quello di Kiko è molto più sfumabile e secondo me è facile da usare. Vedete che effetto è venuto, mentre quello di Nabla è, insomma, momento ombretti. Allora, come palette da mettere a confronto ho scelto questa qui di Kiko, che è quella della nuova collezione natalizia. Vi lascio il video qui sopra se ancora non lo avete visto, ed è una palette composta da 12 colori, tra cui appunto ci sono alcuni shimmer, alcuni opachi, ed è sui toni del nude, o comunque insomma diciamo toni neutri, quindi comunque stanno bene a tutte. Mentre invece per quanto riguarda Nabla ho scelto questa qui, che è la Dreamy Palette. Questa sarà abbastanza vecchiotta, avrà forse 2 anni o forse di più, non ho idea, però è una palette che mi è piaciuta tantissimo, ve la faccio vedere. Anche qui troviamo 12 colori, questa è un pochino più calda, infatti ci sono questi ambrati, aranciati, questi toni comunque caldi, questo rosa, è molto molto bella, infatti anche questa l'ho usata abbastanza. E andiamo appunto a fare un occhio, utilizziamo questa, mentre nell'altro utilizzeremo l'altra palette. Allora, non so che look fare sinceramente, potrei fare qualcosina sul rosato, perché qua vedete che mi stanno proprio colpendo particolarmente oggi i rosati, quindi andiamo dai a scegliere qualcosa di rosato. Magari vado a mettere questo qui, proprio rosato, sì, su appunto come colore di transizione. Allora, già come si tocca la cialda, vi dico che ha proprio subito il colore si è attaccato al pennello e non ha fatto neanche tanta, non ha sfarinato molto, quindi comunque il colore è bello pieno ed è rimasto proprio appunto attaccato. E lo vado a picchiettare un po' qui. Il colore è perfetto, nel senso che come lo vedete in cialda e come poi risulta applicato sugli occhi, è sfumabilissimo e non sta facendo neanche un niente di fallout proprio. Devo anche dire che questo pennello è favoloso, è quello che si trova nelle palette di Anastasia Beverly Hills. A questo punto vorrei andare a prendere un colore, appunto come vi dicevo prima, rosato, e sceglierei questo qui e vado a metterlo un po' qui sotto. È molto farinoso, però una volta scosso il pennello non va a crearvi del fallout sull'occhio. Anche qui abbiamo un colore bello intenso e deciso. Guardate con poco prodotto che intensità del look che abbiamo ottenuto, cioè secondo me è stupendo.
No, ma io vi ho detto che era un pennello di Anastasia, ma sono fuori, eh. No, ma sono fuori di testa. È un pennello di Sephora. Cioè, ero convinta di aver preso quello di Anastasia, perché lo amo alla follia, e invece questo di Sephora, che comunque è uno che non uso mai, ma amo alla follia. Io penso che sia forse addirittura il mio primo pennello da transizione, per appunto applicare i colori di transizione. Vabbè. Sono fuori. Mettiamo questo qui che è Metal Cupid. Tutto a posto? Sì? No, ok, perché mi è morta la fotocamera ad un certo punto, non so perché. Vabbè, comunque vi stavo dicendo appunto che anche se sfarina, però glielo concediamo dal momento che poi guardate che bel colore pieno che dà sul pennello. E lo applichiamo direttamente sulla palpebra. Oh. Eh sì, c'è da dire che la pigmentazione di questi ombretti è veramente alta. Sta diventando veramente impegnativo fare questo video, ragazzi, perché è già la seconda volta che la macchinetta mi spenge. Boh, non lo so, speriamo di riuscirlo a finire a questo punto perché non saprei. Questo colore qui per fare l'angolo interno e sotto il sopracciglio. Non so se si nota che bel tocco di luce che ha dato. E lo mettiamo anche appunto qua. Devo dire che comunque i colori tra loro si miscelano, si sfumano, che è una meraviglia, cioè proprio è semplicissimo usarli. L'unica cosa appunto è che sono molto pigmentati e quindi se uno non si sa truccare, dai, deve sicuramente prenderci un po' la mano. Però non fanno macchia, cioè sono proprio morbidissimi, sottilissimi, bellissimi. Adesso andiamo a fare l'altro occhio utilizzando questa qua di Kiko, appunto. Prendo finalmente il pennello, questo qui di Anastasia Beverly Hills, e prendo questo colorino qui, farò più o meno appunto la stessa procedura per quanto riguarda il look. Prendo questo colore qui che è un color carne intenso, non so come descriverlo, comunque è un marroncino chiaro chiaro chiaro. Diciamo così. Scarico il pennello. Anche questa cialda, proprio come quello di Nabla, ha sfarinato molto. Vedete? Ora poi vabbè, lei era anche tutta sporca perché l'ho utilizzata di recente, quindi beh, 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 direi che qui non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Oddio, anche lei, guardate ragazze, quanto colore, quanto colore. Allora, qui devo dire che il colore mi sembra diverso, cioè nella cialda sembra più marroncina. Sul viso, eppure il pennello era pulito, su di me vira un po' sul rosato. Vedete che sembra un rosa, ma cioè, no, proprio no, questo non è rosa. Questo qui, che è un color, direi un color caffè. Che colore è? Sì, dai, diciamo un color caffè o cioccolato al latte, magari forse più io. Adesso è super indicato col fatto della stagione natalizia, dai, color cioccolato al latte mi piace. Ok, anche qui niente, la farina rimane, la farina per fare il castagnaccio ce l'abbiamo anche a questo giro e quindi appunto ho scosso bene il pennello.
Ecco, questo qui invece una volta applicato rimane proprio come nella cialda, cioè non cambia la tonalità, non cambia colore. Anche lui non ha fatto fallout sugli occhi, nonostante io abbia anche prelevato il prodotto e poi lo abbia applicato sugli occhi senza scuoterlo. Non fa macchia, non sta facendo macchia e si sta mescolando bene con l'altro colore. No, allora, fare questo video sta veramente diventando più impegnativo di quello che è. Terza volta che mi si spegge la macchinetta. E adesso magari potremmo prendere questo qui. Questo colore qui che è simile all'altro, così magari viene un occhio un pochino più simile e capiamo a quasi pari di colore quale potrebbe essere più carino. Lo vado a prendere dalla cialdina, anche lui vedete come ha subito macchiato, diciamo così, il pennello. Direi che l'effetto è molto bello. Allora, questo lo vedo più luminoso, più specchiato rispetto all'altro che aveva una texture un po' più perlata, diciamo, mentre questo è proprio a specchio. Allora, tra i due, tra l'altro, vedo che questo, proprio come tipo di colori, sono molto più vibranti, molto più intensi, cioè, secondo me, eh? Mentre questi qua li vedo un po' più soft, più delicati, eppure comunque li ho applicati, avete visto come, ovvero nella stessa maniera. Ed ora vorrei schiarire appunto la parte sotto il sopracciglio e qui l'interno dell'occhio. Allora, non so se utilizzare o questo che è un colore comunque matte, oppure questo qui che è un po' più sul rosino ed è luminoso. Boh, andiamo di luce, dai, è un po' più scuro, però comunque dovrebbe andare. E infatti va. E infatti direi proprio che va. Quindi a questo punto parte degli ombretti direi finita. Andiamo ad applicare l'eyeliner. Dunque, come eyeliner, ora non guardate appunto come uscirà questo look perché non siamo qui per valutare questo. Non ho un eyeliner di Nabla, quindi che cosa faccio? Anziché scegliere un eyeliner nero, lo vado a mettere dorato. Infatti ce l'ho dorato sia di Nabla che è Klimt, che è di una vecchia collezione, oppure questo qui che è quello di Kiko della nuova collezione di Natale. E sono entrambi due ombretti dorati. Vi faccio vedere magari swatchati qui la differenza, perché quello di Kiko è un color oro molto freddo. Cioè, è un oro, diciamo, mentre quello di Klimt, quello di Nabla, è un oro caldo, ovvero che vira un po' sull'aranciato. Lì per lì non sembra, ma se invece poi lo vedete a confronto con un altro, vedete quanto possa essere aranciato. Questo qua su è quello di Nabla, mentre quello di Kiko è quello sotto, che è molto più giallino. Allora, tra l'altro vi posso anche dire che a livello di scrivenza scrive più quello di Nabla perché è più pieno e scorrevole, mentre quello di Kiko è più glitterato, quindi ha una texture più spessa. Mi piace molto molto questo tipo di pennellino perché mi sembra che è un pennellino morbido. Mi sembra che proprio mi aiuta a padroneggiare l'eyeliner. Eyeliner fatto. Tra l'altro colore appunto pieno subito con una pucciata, cioè è venuto su
il prodotto, il quantitativo di prodotto necessario. E adesso proviamo con questo. Sì, ed è un oro decisamente più giallino. Ok, devo prelevare dell'altro prodotto per fare l'angolino. Ok, a questo punto non ci resta che applicare il rossetto e ho scelto questi due. Questo è di Kiko, appunto, che è l'Unlimited Double Touch. Me l'avete anche visto in un video che è make up a prova di mascherina, ve lo lascio qui sopra se lo volete andare a vedere. E questo qui di Nabla, che è il nella colorazione Broadway, quindi facciamo metà e metà. Ok, devo dire che è molto morbido, mi sembra che sappia anche un po' di vaniglia, però boh, non lo so. Il colore è pieno e viene su già nel pennellino appunto un sacco di prodotto, quindi comunque ne basta intingerlo una volta sola, secondo me si riesce bene a fare tutte le labbra. Adesso proviamo questo qui di Kiko. Ok, adesso aspettiamo che si asciughino. Si sono asciugati entrambi super velocissimamente. Questo di Kiko mi sta appiccicando, si vede? Guardate, vedete? Quindi ha una texture molto più secca, molto più asciutta, quindi anche sulle labbra è più pesante. Questo non si sente, mi sembra di non aver niente, quindi non, è proprio leggero leggero. Però adesso noi con una velina bianca super pulita, vedete, andiamo a fare la prova del no transfer per vedere quale dei due è, diciamo, migliore. Beh, direi che onestamente hanno trasferito un po' entrambi, però qui c'è più prodotto ed è quello di Nabla, quindi questo. Bene ragazzi e ragazze, eccoci qua, arrivati alla fine del video. Mi raccomando, vi aspetto sotto nei commenti, voglio sapere assolutamente da voi quale dei due brand preferite e anche il perché. Mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!